Rientriamo in Italia per questa maxi operazione di finanza e carabinieri del ROS in diverse città del paese che ha scoperto un patto tra Camorra e 'Ndrangheta per il controllo del mercato dei carburanti e non solo. Ci sono state 70 misure cautelari, sequestrati beni per 1 miliardo di euro, come ci racconta Adriano Albano. La petromafia italiana aveva allungato i suoi tentacoli su mezza Europa. I clan di Calabria e Campania, che frodavano il fisco sul fronte del commercio dei carburanti, avevano creato una rete di riciclaggio del denaro sporco in molte regioni d'Italia, acquisendo pompe di benzina, altri tipi di attività e beni immobili. 114 le società costituite in 8 nazioni europee. Il sequestro operato dalla Guardia di Finanza, coordinata dalle direzioni strettuali antimafia di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, raggiunge un valore di 1 miliardo di euro. Patto 'Ndrangheta Camorra in questo traffico di gasolio prevalentemente dall'est europeo. Centrale emerge nelle indagini della Guardia di Finanza di Napoli e del ROS dei Carabinieri il ruolo del clan Moccia in Campania. Antonio Moccia, vertice della Cosca attraverso il commercialista Alberto Coppola, aveva preso il controllo di una società petrolifera romana, facendola diventare ingranaggio centrale nel riciclaggio degli incassi e nella vendita di diesel per auto, fatto passare per gasolio agricolo con relativo vantaggio fiscale. I Moccia avrebbero recuperato gran parte dell'IVA pagando fatture ad aziende controllate ed esistenti solo sulla carta. Le teste di legno prelevavano in contanti i soldi versati ai Moccia per restituirli in contanti. L'affare gasolio aveva messo in allarme anche il clan Mazzarella. Avvertimenti, minacce, si è rischiata una guerra tra clan. Poi la Pax mafiosa con la spartizione della distribuzione dei carburanti. 71 le misure cautelari eseguite in Italia. Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli ne hanno notificate 25 in Campania. In carcere il commercialista Alberto Coppola ed Antonio Moccia, lui che già a 14 anni aveva commesso un omicidio sparando nel cortile del Tribunale di Napoli.